Hey everybody, Stinger here with a special message, a special thank you to the best Italian wrestling podcast. That's right, the best Italian wrestling podcast called Pro Wrestling Culture. Specifically, thank you to Aldo Fiadoni, all right? Aldo, awesome job, man. I guess you and I met in New York in 2019. And there were some tears shed there. Man, I love that. I love that. You know what? Real men can cry, bro. Let me tell you something. Man, means a lot that you watch. Means a lot that this podcast is happening. And the pro wrestling culture appreciates Aldo Fiadoni. And I appreciate you as well. And I guess you liked also my TNA run. Man, if you liked the TNA run, I always ask people, I'm always curious, you know, what about the Joker? That Joker character for me was one of the funnest times I had in my whole career, believe it or not. One of. So it's really high up there on my list. It means a lot that you appreciated that. Hope you're appreciating all that's going on with AEW right now. I'm in Boston right now. We're going to do Dynamite tomorrow night live. So be watching there. It's going to be showtime. And tune in to the podcast, Pro Wrestling Culture, because it's always showtime there. From the Stinger. Questo programma non è soggetto a infezioni. Okay, Professor. Hey, you hear my phone ringing? That's yes. Yes. Yeah, I got to tell Vince McMahon I can't make Monday night. Hey, look here, Vince, I'm sorry. I'm on a podcast. Call back later. Okay? Fantastic. All right. It's showtime. Buonasera, cari audio e video ascoltatori del Pro Wrestling Culture. Qui con voi The Real Messiah and Your Inspiration Aldo Fiadone per presentarvi l'episodio 199, 199 del PWC. Quindi siamo a un passo dalla storia, letteralmente parlando, perché insomma siamo qui, è partito tutto tra un divertimento, un viaggio in quel di New York durante il weekend di WrestleMania 35, e adesso siamo qui vicinissimi al traguardo. E allora non mi resta che introdurre il mio compagno di viaggio since day one, signore e signori, il professore Matteo Pagliarella. Ciao prof! Ciao amabile Messaia, eccoci qua. Buonasera, nella nostra vecchia postazione. Nella tua vecchia postazione, perché? Perché sei tornato a casa. Definitivamente, sei tornato ormai a casa, definitivamente, però possiamo rassicurare tutti i nostri ascoltatori che la tua esperienza in quelli terracini è stata positiva, è stato bene. Positiva. Per allora me va bene. Beh, è stata positiva. Allora va benissimo, quindi, allora va benissimo, così. Allora va benissimo. Quindi prof, dicevo, puntata 199, puntata tutto 199. Lo diciamo prima nel pre-live, tutto partito da un pontile di New York. A un pontile di New York, ma era quello dove ci abbiamo dormito sotto, l'altro? No, era un altro. Era quello subito dopo di Sting. Secondo me Sting ti ha dato l'ispirazione finale. Oggi mi faccio ispirare da Ultimate Warrior, quella maglia che mi ha regalato proprio quest'uomo qui, il prof, che mi sta salvando la vita, dato che sono in recupero dal bruciore patito negli scorsi giorni
allucinante, allucinante. Ragazzi, usate la protezione, usate le creme, usate le robe utili per non bruciarvi, sennò fate la fine del Messiah. Sono la vostra ispirazione, quindi logicamente seguite questo pensiero in nome del Greater Good. Intanto buonasera al buon Lucas Verse, che un è sempre un qui Messiah con noi. Messo a rogo. Messo a rogo, un Messiah messo a rogo. il sole non credeva nel Greater Good. Ma, attenzione, bel commento questo. Protezioni su tutti i campi, perché no? Perché no? Perché no? Ma, signori e signori, mi tocca, perché insomma, io ogni volta che la mia amata Inter ha trionfato, è riuscita in un qualcosa, ho esposto con orgoglio e supremazia la maglietta di un determinato giocatore, l'importante che era Nerazzurra. Oggi mi tocca introdurre un caro amico, un carissimo amico, direttamente dalla Spagna, da Barcelonetta, signore e signori, Vale Fraik! Ciao a tutti, buonasera! Siamo noi! Eccolo lì. La stavi aspettando questa introduzione. Ma dopo mesi di sciarpe, di magliette, di poste, di like su Twitter... Io ho provato a tirarvi i piedi in tutti i modi possibili e immaginabili, ma non ce l'ho fatta. Diciamo che il bene trionfa sempre. Il bene trionfa sempre, in questo caso il bene e il diavolo, dato che appunto il Milan, tutte queste metafore, eccetera, eccetera. Ma almeno ho fatto secondo al fantacalcio, almeno quello, insomma. Ci è rimasto come qualcosa. Coordinato, per esempio, secondo posto. Ci vediamo il 12 agosto in Supercoppa, poi ne riparleremo. va bene. Allora, introduciamo l'altro amico della serata, anche lui parte della famiglia del Pro Wrestling Culture, non so se con o senza la mascotte, mi sa che c'è. Signore e signori, Marco, The Wildcard Bressanini, con la mascotte. Hello, ciao Messaia, ciao prof. Ciao, buonasera, come stiamo? Buonasera. Come stiamo? Abbastanza bene. Ottimo. Sì, si tira avanti, ma ottimo, non si ottimo, molla, ottimo. Si prova a non mollare. Comunque, denoto che allora abbiamo in questa live adesso abbiamo Inter, Milan, Juventus e Lazio. Abbiamo di tutto, non ci facciamo birra Moretti. E magari quello lo vinciamo. perché no? Allora, torniamo a parlare di wrestling. Come ho già detto, inizio live, puntata 199 del PWC. Siamo eccezionalmente di mercoledì, dato che domani ho un po' di impegni, eccetera, eccetera. Infatti, poi a fine live vi annunceremo il prossimo appuntamento, sempre in occasione eccezionale con il Pro Wrestling Culture. Siamo qui per parlarvi di che cosa? Per parlarvi di Hell in a Cell, per parlarvi di In Your House, per parlarvi di quello che è successo dopo Raw, per parlarvi in particolare di Cody Rhodes, perché quello che è successo lo scorso weekend credo sia stato un qualcosa di storico, che sicuramente, insomma, abbiamo apprezzato bene o male tutti, credo. Voglio iniziare un attimo dal prof per capire se effettivamente è così, dato che il web si è un po' diviso in merito a questa performance di Cody. Cody è un pazzo che va lì infortunato, eccetera, eccetera. Cody di qua, Cody di là. Alla fine Cody arriva e onestamente io credo che, per quanto mi riguarda, intanto buonasera a Gioda, credo per quanto mi riguarda che a livello di one-on-one maschili questo sia l'unico match che se la gioca insieme a Josh Alexander contro Moose di Rebellion per essere il match dell'anno. Poi ovviamente lascio a voi i commenti. Vai prof, inizia tu. Ma che dire, io annuncerei con una frase: dobbiamo farci i cavoli nostri in una situazione del genere, perché se Cody ha voluto lottare, ha scelto di lottare anche andando incontro a quello che probabilmente poteva accadere, cioè un aggravarsi del suo infortunio, che ragazzi, diciamo, è stato molto scenico, ma non è che era inabilitante, mettiamolo così, eh? C'è stato un versamento di sangue, uno sversamento di sangue, e questo livido molto importante, ma non è che non poteva muoversi, anzi, cioè, ci sono anche parecchi
Perché video di alcuni dottori che specificano e parlano di questa situazione, di questo infortunio, che non è chissà cosa, non era stato così tantissimo grave come magari poteva essere un'altra situazione. Io devo riconoscere a Cody che ha avuto coraggio più che altro a non abbandonare la barca nel momento in cui è successa una cosa del genere, e questo va assolutamente riconosciuto a lui, perché se fosse stata un'altra persona, magari anche con tanti painkiller, e probabilmente una volta finito il contratto si sarebbe andato a lamentare con qualcuno, ma questi sono altri lottatori, altre situazioni, probabilmente non avrebbe lottato. È stato ha fatto Cody, lo ha fatto lui, in questo momento forse il face più rappresentativo della federazione di Stanford è l'uomo immagine, che hai. Gli hai dato 3 vittorie pulite alla fine con Rollins si è prodigato molto per fare questo, per fare questi 3 match, e io sono molto contento. Perché? Perché era l'unico che poteva dare uno status ancora più elevato a un Cody che era saltato via dall'altra barca per tornare allo yacht. Quindi non lo so, per me io andrò controcorrente, per me ha fatto la scelta giusta. Se poteva lottare ha lottato, ha fatto un grandissimo match tra l'altro, uno dei migliori Hell in a Cell degli ultimi anni, e va bene così. Adesso sappiamo che sarà fuori quei 4-5 mesi, perché l'operazione va è questi, i tempi di recupero sono questi. Vediamo un attimino, io lo vedo molto direzionato al titolo, poi una volta rientrato. Non so se faranno vincere magari la valigetta Rollins, e magari avremo un rematch tra Rollins e Cody, con Cody che gli fanno vincere la Rumble. Potrebbe accadere una situazione del genere, magari in un prossimo futuro. Però ecco, questo è il mio pensiero. Io sono contento di quello che è successo. Ecco, e anche come dice Joda, complimenti anche a Rollins per aver avuto fiducia in Cody ed avere anche tanta fiducia da parte della WWE per fare quel match. Seguo io? Vai. Allora, io mi unisco abbastanza alle parole del prof, e Cody è un pazzo, non direi, perché non credo che la decisione sia stata solamente sua, magari lui ha dato molto del suo, però ecco, in WWE se non puoi lottare non lotti, a prescindere che tu dica sì o no. Quindi secondo me da entrambe le parti è stato un rischio calcolato. Forse c'è già una stima del danno che c'è e della possibile rendere ancora più grave la situazione, però ecco, penso che sia stato un rischio calcolato, perché non penso che Cody volesse mettere a repentaglio o rischiare ancora di più, mettendo magari a repentaglio una possibile Royal Rumble, forse bene. Quindi comunque secondo me sia lui che la federazione avevano un'idea, una percezione di quelli che sarebbero stati i tempi di fuori, di recupero e un po' le conseguenze del match, quindi credo e voglio immaginare che comunque la situazione fosse abbastanza sotto controllo. E il match è stato speciale, non per la stipulazione che praticamente non è stata sfruttata per niente, però appunto per tutta la storia che è avvenuta, ovvero Cody Rhodes eroico, stoico, che combatte vistosamente debilitato. E io personalmente sono stato male per lui, perché ogni volta che c'era un contatto, una mossa, qualcosa, andavo a vedere quella parte là, cercavo di capire quali movimenti potesse fare, se il braccio, la parte del petto pettorale, quanto venisse colpita. Quindi ecco, io sono stato molto coinvolto, soprattutto per quello che è stato dell'infortunio. Poi ecco, ovviamente anche Seth Rollins ci ha messo del suo in positivo, perché un match del genere e in una situazione del genere ha bisogno di due attori protagonisti allo stesso
livello, quindi è un match che rimarrà impresso per tantissimi motivi, e appunto